Buongiorno! Questa mattina vado per Frosted Caramelized Nuts. Sa un po' di mandorle e caramello, molto buono. Questo invece è il mio preferito, che è Seasonal Delight Spices. Sa proprio di spezie del vin brûlé, senza però l'alcol, quindi è il top. E questo invece è Gingerbread. Mi piace, ma non è il mio preferito. E qua ci sono due gattine affamate, che non possiamo dar loro da mangiare perché questa deve sterilizzarsi. Cosa ne pensi, Coco? Che brutta giornata oggi, vero? In realtà, alla Lily abbiamo già dato da mangiare di nascosto, però è un po' preoccupata lo stesso per il fatto che Coco non ho mangiato. Un po' in allerta. Salsiccia di pelo crasso. La Lily è una giusta, dice, ma perché avete dato da mangiare a me e non all'altra che stava soffrendo? Qui, con questa faccia da carestia. Da quanti giorni è che non mangi, Coco? Eh? Ciao! Guarda questa zampetta quanto è bella. Buongiorno ragazzi, io mi sto preparando, come vedete sono tutta struccata. Questo è un maglioncino nuovo e dopo vi faccio vedere l'outfit tutto completo, ma prima, approfittando del fatto che mi devo truccare, volevo parlarvi di un brand di trucchi che ho scoperto recentemente. Non è una collaborazione o niente, è solo una raccomandazione. Il brand è questo qui, si chiama Refy. È soprattutto famoso per la loro linea per le sopracciglia, ma devo dire che riguardo sopracciglia, io avendocele già folte, non ci perdo troppo tempo. Però mi sono piaciuti un sacco i loro prodotti tipo highlighter, blush, queste cose qua. Adesso vi voglio far vedere il trucco che faccio con questi, perché sono fantastici. Ok, allora, questi sono tutti i prodotti. Sembrano tanti e insomma complicati, ma in realtà è una cavolata. È molto importante per preparare la mia pelle, uso la skincare di FGM. Mi detergo il viso con questo e poi di giorno uso il tonico e la crema viso. Invece di notte mi detergo il viso e uso non il tonico ma siero e crema viso. Fondamentale idratare la pelle, se no il trucco fa un effetto orribile addosso. E devo dire che questa skincare mi ha veramente cambiato la pelle, cioè guardate quanto è luminosa e non ho niente addosso, cioè se non appunto la crema, ma l'ho messa già mezz'ora fa. Top i prodotti FGM. Se volete provarli ho un codice sconto che è CLARAM. Per coprire le occhiaie uso questi due correttori. Ah, comunque io non sono una makeup artist, come potete immaginare, quindi se avete suggerimenti, consigli da darmi, prego. Io vi faccio vedere solo cosa faccio. Adesso metto il bronzer. Uso questo pennello qua, che è quello proprio di Refy. Faccio tipo un girello, poi il bronzer lo metto sotto qui dove c'è tipo lo zigomo. Adesso fa un po' paura, però si mischia e viene meglio. Poi lo metto anche qua sotto, un pochino nel lato del naso e un po' anche qui. Faccio un 3 così. Ora metto il blush, guardate che bello questo qui. È proprio un bellissimo colore, secondo me con questo maglioncino ci stava bene. Lo metto proprio nello zigomo. Questi prodotti a me piacciono perché hanno una formulazione molto cremosa, metto anche un po' nella punta del naso, hanno una formulazione molto cremosa, lasciano la pelle bella luminosa e comunque idratata. Wow, adesso devo mescolare un pochino perché come vedete c'è un effetto un pochino drammatico, però vedrete che mescolando, siccome sono anche molto cremosi, migliora. Comunque anche questo lo metto così. Dalla telecamera sembra più scuro una parte. Mi accerto che non sia così allo specchio perché qua ho la luce, qua no. Quindi... Ok, c'è una luce un po' bruttina, scusate. Ho acceso questo specchio di Prozis che è fantastico per truccarsi. Perché veramente la luce qua era brutta brutta. Poi se accendo la luce dello specchio è ancora peggio perché è tipo blu. Adesso manca highlighter, quindi è proprio per dare un tocco di luminosità al viso. Questo highlighter è la cosa più bella che io abbia mai visto, guardate. Adesso mi sento una makeup artist con la mano di Urco. Ok, vabbè, è un po' too much, però guardate che bello. Anche questo è molto cremoso. Lo metto proprio sopra dove c'è lo zigomo e anche un pochino magari qua sulla fronte, un po' sul mento. Vedete che si vede proprio che è bello brillante.
Ok, questo è l'effetto, però con luce artificiale vi posso dire che non è granché. Passo le labbra. Allora, prima di tutto metto questa qua, che io pensavo fosse solo una matita labbra. In realtà sotto c'è anche una specie di gloss. È molto molto utile perché permette sempre di ottenere quell'effetto brillante, quindi non far seccare le labbra anche con se c'è la matita, insomma. Questo è l'effetto sulle labbra. L'ultimo metto questo qui che è un gloss colorato, sempre sul rosso. Ho provato ad andare di fronte alla finestra per farvi vedere con la luce naturale. Il problema è che non c'è luce naturale, c'è letteralmente buio, seppure siano le 9. Quindi niente, questo è il trucco. Vedete come questi prodotti lasciano la pelle iper luminosa e anche l'highlighter, guardate che bello qua. Niente, ora vado perché sono di fretta, devo portare Coco dal veterinario e vi farò sapere come andrà, anche se lei è abbastanza buona, nel senso non fa niente. Voglio vedere però quando torna, poverina, che cosa succede, perché sarà un pochino scossa, povera. Allora, spero riusciate a vedere. Praticamente ho questo maglione addosso e penso sia di Max & Co o di Max Mara, uno dei due. Poi ho questi jeans che ho trovato in un negozio che si chiama Anna Dani. Ce l'ho un sacco a Verona, però non ho mai trovato granché, ma questi devo dire che sono top, sono molto molto elastici e poi secondo me, al contrario di molti altri jeans, valorizzano un sacco il booty. E poi dato che sta piovendo un sacco, questi stivali, ve li faccio vedere, stivali da pioggia di Burberry. Avevo tipo ancora quando ero al liceo e l'ho ripescati fuori, ho detto beh, potrei riusarli dato che ce li ho. Sono un po' too much per andare dal veterinario, però c'avevo voglia di acconciarmi e quindi eccomi. E poi vi voglio fare un discorso importante riguardo alimentazione e feste. Essendo una personal trainer posso darvi qualche dritta. Sono le 10, ho portato Coco dal veterinario. Mi aveva detto la dobbiamo far sterilizzare, quindi le ha fatto l'iniezione, ma è stata bravissima, anzi no, non ha fatto niente. Coco è veramente dal veterinario, non gliene frega niente. Sta buona, si fa coccolare, è tranquillissima. Quindi tutto a posto, la devo riprendere oggi alle 4:30. Nel frattempo mi sono fatta un caffettino. Qui abbiamo i piatti di Santa Lucia, perché oggi è il 13 dicembre, che sarebbe Santa Lucia. E a Verona si festeggia, cioè almeno io quando ero piccola ricevevo i regali per Santa Lucia e non a Natale. Da piccola ricevevo dolci e regali. Adesso sono un po' più grande e quindi sì, mia mamma mi fa comunque un regalo perché a vicenda ci regaliamo un weekend in Trentino. Infatti questo oggi è mercoledì, venerdì partiamo per Merano. Però oltre a quel regalo lì ci fa un piatto con i dolci. Di solito mette sempre queste cose qua. Adesso vi faccio vedere. Allora, queste sono le frolline di Santa Lucia. Sono delle specie di frolle al burro, molto semplici, con lo zucchero a velo. Esistono anche ricoperte di cioccolato che sono molto buone. Poi, vabbè, abbiamo dei cioccolatini al latte, degli Smarties, le monetine. Baci Perugina, che non conosco di questo colore. Cosa sono al caramello? Boh, non so, lo scopriremo. I Ferrero Rocher, questo è un biscotto tipo pan di zenzero ricoperto di cioccolato, buonissimo questo qui, lo trovate alla Lidl. Questo è lo Stollen, ed è una specie di pasta di mandorla con l'uvetta e sempre burro, insomma queste cose qua. Penso che sia un torroncino questo qui, ah no, forse un cioccolatino. Boh, vabbè. Pocket Coffee, una specie di Raffaello. Comunque, ecco, questo è il piatto di Santa Lucia. Ecco qui il mio pranzo. Qui ho multivitaminico e omega 3 perché mi sono dimenticata di prenderli a colazione. E questo è tacchino, riso basmati, cavoletti di Bruxelles, anche leggermente passati in friggitrice ad aria perché fanno questa crosticina che mi piace tantissimo. Olio e sale. Io e Lili siamo qua che aspettiamo le 4:30 per andare a prendere Coco. Ti vuoi far dare i bacini? Iniziamo il discorso più importante in questo video. Ho messo una luce artificiale perché qua abbiamo appurato che oggi è il giorno peggiore per filmare, non c'è luce. In ogni caso basta che mi ascoltiate, quindi non è un problema. So per certo che moltissimi e moltissime di voi sono preoccupati, preoccupate di come gestire l'alimentazione e in generale tutto il percorso fitness. Dicembre è un mese particolare, ci sono tante cene, tante riunioni di amici, di lavoro, eccetera. E io penso che sia legittimo preoccuparsi di perdere i propri risultati, perché alla fine lavoriamo duramente tutto l'anno e ci sta, essendoci tanti eventi fuori programma, che uno soprattutto agli inizi si chieda: ok, come devo fare adesso per non mandare a quel paese tutto il lavoro che ho fatto finora? Lavoriamo duramente tutto l'anno e preoccuparsi un minimo
ci sta. Personalmente è tanti anni che mi alleno, mi tengo attiva, è tanti anni che provo a vedere cosa funziona, cosa non funziona e soprattutto cosa magari funziona, ma a livello di rapporto costi-benefici non è molto vantaggioso, nel senso dovete fare tanta fatica, tanto sforzo per poi ottenere pochissimi, pochissimi benefici. L'intento di questo video è darvi dei consigli pratici per gestire al meglio le festività, lavorando comunque verso i vostri obiettivi. Non starò qua a spaventarvi, ma non starò qua nemmeno a fare quel discorso banale di godetevi le feste, tanto per 10 giorni non succede nulla e poi a gennaio ne riparleremo, perché non è vero che non succede nulla, c'è modo e modo di comportarsi durante queste feste. Ho provato vari approcci, ma ho seguito anche tante ragazze e ho potuto anche vedere diverse conseguenze relativamente a diversi comportamenti, relativamente ad allenamento e alimentazione durante le feste. Non è vero che non ci sono conseguenze, in che senso? Mettete che una persona abbia lavorato da fine estate per dimagrire e durante queste feste inizia a mangiare il 24 sera e finisce il 6 gennaio sera, senza controllo, senza ascoltare il proprio senso di fame, insomma, no limits. Capite bene che in questo scenario non è vero che la persona non avrà ottenuto peggioramenti della condizione e ci sono sicuramente state delle conseguenze a livello fisico. Ho parlato in video recenti del mio rapporto col cibo e chiaramente quello che sto per dirvi è, diciamo, una conseguenza di quello che ho capito in questi anni. Quindi se non avete visto quei video riguardo al mio rapporto col cibo, potete guardarli dopo che avete visto questo video oppure mettere in pausa questo video e intanto guardare gli altri. Decidete voi tanto, in ogni caso si dovrebbe capire il discorso. Comunque ho provato qualsiasi approccio, qualsiasi metodo e i consigli che vi do col cuore, come fossi una sorella maggiore, sono questi qui. Per prima cosa, se avete modo, tenetevi comunque attivi, non necessariamente andando in palestra, ma magari fate delle passeggiate, se andate in montagna sciate, tenetevi attivi in qualsiasi modo. So che fa freddo e che la tentazione di stare sul divano tutto il giorno è forte, seguite uno stile di vita attivo durante tutto l'anno e quindi cercate di mantenere queste sane abitudini anche durante le vacanze di Natale. Seconda cosa, ricordatevi di idratarvi. Questo ve lo dico perché fa freddo e a quasi nessuno viene naturale bere, però è molto importante tenersi idratati, soprattutto nel momento in cui magari si mangiano dei cibi un po' più salati e quindi ecco, cercate di comunque non esagerare nemmeno in quello, però assicuratevi almeno di stare sui 2-3 litri al giorno, tenetevi sempre una bottiglia accanto e bevete quando potete. Terzo punto molto molto importante del quale sono stata vittima in passato, quindi ascoltatemi, non restringete durante la giornata se avete un evento sociale fuori che prevede anche la consumazione di un pasto, perché se mangiate poco durante la giornata vi ritroverete all'evento sociale che vorrete mangiarvi non solo le gambe dei tavoli ma anche le gambe di tutti gli invitati, quindi mangiate normalmente e fate in modo di arrivare a quell'evento sociale, a quella cena, a quel pranzo fuori che sì, avete un pochino di fame, ma non state morendo. Se arrivate troppo affamati alla cena, all'evento fuori, sarà molto probabile eccedere, mangiare più del necessario, oltre il proprio senso di fame, semplicemente perché il vostro corpo ha tanta fame e, diciamo, detta in maniera poco scientifica brutta, la vostra mente darà un potente segnale al corpo per mangiare, perché abbiamo vissuto tutto il giorno, chissà quando arriverà più cibo e quindi approfittiamo finché c'è cibo. Quindi non abbiate paura, mangiate normalmente durante tutta la giornata, alla cena, all'evento, cercate di ascoltare il vostro senso di fame e anche se vi trovate ad eccedere un pochino con le porzioni, a parte che avendo mangiato tutto il giorno sarà improbabile che voi davvero esageriate, però anche dovesse succedere, il giorno dopo cosa succederà? Il giorno dopo avrete molta meno fame, vi sentirete pieni magari dalla mattina, il vostro corpo non vi chiederà più cibo perché sarà già pieno dalla sera prima e magari apporterete delle modifiche all'alimentazione del giorno dopo, sempre cercando di ascoltare il vostro senso di fame. E questo è l'importante, che a livello mentale voi non vi priviate di nulla. Nel momento in cui voi percepite esserci una privazione, state sicuri che il vostro corpo si vendica e agisce di conseguenza. Quarto punto, cercate di non limitare il tipo di fonte alimentare che andrete a mangiare, ma regolatene la quantità. Cosa voglio dire? Molti e molte di voi probabilmente eviteranno a priori alcune fonti alimentari. Io lo so per certo, perché vi conosco. Perché? Perché sono fonti grasse, perché sono troppo condite, però
Se avete voglia veramente di quella cosa, dovete concedervela, perché sennò il vostro corpo si vendica. È sempre questo il concetto. Quindi se avete voglia di cotechino con le lenticchie, mangiatevi sto cotechino con le lenticchie. L'importante è non mangiarsi l'intero cotechino con le lenticchie. Cercate di controllare la porzione senza eccedere, senza oltrepassare il vostro senso di fame, il vostro appetito, però sentitevi liberi di poter mangiare tutto quello che volete. Quinto consiglio è: cercate sì di ascoltare il vostro appetito, il vostro senso di fame, le vostre voglie, però non concentratevi troppo su quello. Cercate di alzare lo sguardo dal tavolo, guardarvi intorno e godere della compagnia delle persone che vi vogliono bene e che sono lì accanto a voi. Questo veramente vi può aiutare tantissimo e vi permetterà anche di costruire dei bei ricordi con la vostra famiglia o con i vostri cari, perché tra un po' di anni io dubito che vi ricordiate del cotechino che avete mangiato alla cena di Capodanno, ma più probabilmente vi ricorderete dei vostri amici. Sesto consiglio, punto finale, consiglio per gestire sia la singola cena o il singolo pranzo fuori, che in realtà tutto il mese di dicembre. Esci dalla mentalità o tutto o niente. Durante questo mese di dicembre tutti abbiamo un sacco di eventi, cene, pranzi fuori casa, però non per questo dobbiamo pensare: ok, dicembre è andato, mollo tutto, lascio la dieta, non mi alleno più, sto ferma, sto sul divano. Dicembre ha 31 giorni e quindi 62 pranzi e cene, e io dubito che facciate tutti questi fuori casa. Quindi non rinunciate ad alcuna riunione, alcun evento sociale, però nei giorni in cui potete seguire il vostro regime alimentare, seguitelo. Cercate di dare priorità a frutta, verdura, fonti minimamente processate. Seguite insomma la vostra solida alimentazione che tenete tutto l'anno, non serve fare dei cambiamenti. Alla fine ciò che vi assicura risultati in un percorso fitness è la sostenibilità a lungo termine. Quindi non ha senso seguire dei protocolli estremamente rigidi che non vi permettono poi di vivere la vostra vita. Un percorso fitness deve essere compatibile con i vostri impegni, la vostra routine, e ripeto, mettervi in una situazione in cui vi sentite privati di qualcosa è molto rischioso, perché poi tutto si riverserà contro di voi. Cercate di godervi al massimo questo mese, non rinunciate a nulla, però state sempre in connessione con la vostra mente e anche il vostro corpo per capire quando davvero ne è abbastanza, quando fermarvi, quando siete sazi. È sì vero che non bisogna limitarsi, non bisogna restringere, però è altrettanto sbagliato non ascoltarsi e andare oltre quello che è il vostro senso di fame. Chiaramente so bene che avendo dei problemi, un brutto rapporto con il vostro fisico, un brutto rapporto con il cibo, è difficile mettersi in connessione con il vostro vero senso di fame, con i segnali che veramente il corpo vi dà. Però per arrivare ad un rapporto sereno con il cibo è necessario iniziare da qualche parte, è necessario anche mettersi in gioco. Quindi cercate di vedere dicembre come un'occasione per mettervi alla prova, per vedere che cosa succede se cercate di mettervi in connessione sia con le vostre voglie mentali. Io per esempio non vedo l'ora di mangiare una fetta di panettone, ancora non ho avuto l'occasione, però appena c'è, vi giuro, c'ho stravoglia. Però cercate anche di ascoltare il vostro stomaco e soprattutto quando vi segnala essere pieno. Spero che questa sezione del video vi sia stata utile e vi sia piaciuta. Vi auguro con tutto il mio cuore di passare un mese di dicembre sereno e in compagnia delle persone alle quali tenete più di tutti. Ora andrò a prendere Coco, che insomma spero sia andata tutto bene, sono un po' una mamma preoccupata, quindi vediamo un attimo come mi torna, poverina. Come sta Coco? Povera, guarda il cerottone. La fotocamera non le piace per niente, però è stata brava. Aveva una cisti ovarica, quindi ha detto che è buono che l'abbiamo sterilizzata. Adesso sarà un po' un problema perché dobbiamo tenerla a digiuno fino a domani mattina, e lei è abbastanza famelica. Camminando un po' per casa, un po' sballata ancora dall'anestesia, la Lily non capisce cosa stia succedendo. Speriamo entro domani sia un pochino meglio. Lily, guarda che Coco non è cambiata. La Lily in queste poche ore si è dimenticata di Coco, e quindi adesso deve riscoprirla. Coco non ne frega niente, vuole solo leccarsi il cerotto. Finalmente tempo di mangiare questo pancake. Farina lemon pie, mela granny e burro di anacardi, che secondo me è un'accoppiata letale, buonissimo. Quindi ve lo raccomando, provatelo. Questo qui invece è un pancake che ho preparato per domani, ha farina, mela e cannella, che è questa, e per l'inverno io ve la raccomando, è buonissima. Ci ho aggiunto un altro po' di cannella a parte, banana, poi burro di mandorle alle noci pecan caramellate. Sta benissimo con le cose alla cannella perché al suo interno ha un pochino di cannella. Molto buono e raccomandatissimo anche questo. Buonasera ragazzi, allora io sto per andare al Cineforum
e quindi sono super di fretta perché devo uscire literally tra un quarto d'ora. Giusto il tempo di mangiare queste polpettine vegetali Nutrivis. E niente, le mangerò con un po' di insalata, qualche galletta, olio, insomma queste cose qua. Molto molto veloce. E le metto in friggitrice ad aria a cuocere perché secondo me vengono buone. Mi ero dimenticata che ci dovevo aggiungere anche un pochino di albume perché avevano poche proteine, più carboidrati dato che hanno verdure, patate eccetera. E quindi ecco la mia cena, poi ci accompagno delle gallette, ho già messo l'olio in insalata. Top, molto di fretta perché devo uscire letteralmente ora. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ancora un buon dicembre, un sereno Natale e ci vediamo al prossimo video.